Quella sono io e questa sono io. Io sono qui per dirvi che voi non dovete avere paura della parola cancro, perché quando perderete la paura di questa parola, riuscirete a stare vicino ai malati di cancro che hanno tanto, tanto bisogno dei suoi cari. E sono qui anche per dire a tutte voi donne che avete subito una mastectomia a causa di un tumore, non avete paura di guardarvi allo specchio, perché siete bellissime, siamo bellissime. La nostra bellezza non è nel nostro seno, la nostra bellezza è dentro di noi. Non avete paura di guardarvi allo specchio, siete bellissime. Hai ragione, Roni. Io sono Giuliana, sono un'infermiera di cure palliative e lavoro all'Hospice Casa dei Gelsi di Treviso da molti anni, e la sofferenza dentro la stanza del malato c'è. I pazienti rimangono da soli in un momento di grande difficoltà. Non dobbiamo aver paura di star vicino alle persone malate di cancro. Loro hanno bisogno di noi. Ho voluto a tutti i costi che questa mostra fosse ospite qua a Monastier. È una mostra fotografica, si intitola Incontrando la vita. La protagonista è Roni e l'artista degli scatti, il mio collega Alfio. Roni è una ragazza che io l'ho sempre vista sorridente in qualsiasi foto che abbiamo fatto. Ed è una ragazza che, nonostante avesse avuto dei momenti un po' pesanti, è riuscita a dare il massimo di sé. Difatti, nelle fotografie, 18 fotografie che abbiamo estrapolato da 1300 foto fatte sull'arco di un anno, e la potete vedere quasi sempre col sorriso. La settimana rosa di Monastier comincia domenica mattina, 11 novembre, alle 8:30, Piazza Marconi. Si parte con la prima edizione di Monastier in Rosa, una camminata per le vie del paese. Venerdì 16 novembre vi aspettiamo per una serata culturale, Ti racconto le storie, al centro polivalente di Monastier. E vi ricordo sempre la mostra fotografica Incontrando la vita di Alfio Dal Pozzo e Roni Schroeder, che sarà aperta fino il 1° dicembre. Vi aspettiamo!